È tutto pronto per il calcio d'inizio, Juventus contro Cesena, inizia così il sabato di primavera qui su Sport Italia. Il cross di Pagnucco, il palo e poi l'arpione Aveliai, sembrava il gol del vantaggio, palo clamoroso colpito di testa da Diego Pugno, lasciato da solo, ma c'è anche la parata di Aveliai. E allora nuovamente Juve, Florea attende Nisci, Florea va via, Florea ancora la tiene, Florea in tutti i modi, Florea cosa sta combinando? Pugno! E il gol del vantaggio della Juventus, si scrive Pugno ma si legge Florea, che ha fatto qualcosa di pazzesco. 1-0, super Andrei Florea. Si riapre sulla destra, attenzione a Valdesegana che prova a piazzarla e qui Aveliai sbaglia e arriva il gol del 2-0. La Juve raddoppia ancora con il suo bomber Diego Pugno, 2-0, e Aveliai che si è superato in tante occasioni, questa volta invece poteva e doveva fare di più, non trattiene. Recupera un buon pallone qui il neo entrato Grosso. Grosso che offre il 3-0, ma c'è il palo interno e poi sulla ribattuta arriva, sì, il gol del 3-0 con Gianmarco Di Biase. Tris della Juve, notte fonda per il Cesena che ha disputato una buona partita ma che esce ancora una volta con 0 punti. Vince la Juventus 3-0 con la doppietta di Diego Pugno e il gol di Di Biase.